È stata celebrata lo scorso 25 luglio la Santa Messa in onore della Madonna del Soccorso a Punta Licosa. Una festa importante per l'intera comunità e non solo, che vede ogni anno cittadini e turisti venerare la Beata Vergine con tanta devozione. Sono però 2 anni che purtroppo la Santa Messa non viene celebrata all'interno della chiesetta collocata a ridosso del porto, ma bensì la statua della Vergine viene spostata all'aperto per il rito liturgico. Al termine della messa, Don Pasquale Gargione, parroco di San Marco di Castellabate, ha spiegato ai presenti la storia della cappella e il forte legame che vi è connesso ad essa e quanto da circa 2 anni la comunità di Licosa sente forte la volontà di avere la possibilità di venerare la statua nella casa del padre. Da qui l'appello a costruire una nuova chiesa per dare la possibilità alla comunità licosana di ritornare nel Tempio Sacro a pregare in libertà e senza vincoli e permessi alcuni la statua della Madonna del Soccorso. La cappella di Santa Maria del Soccorso in Capite Leucosia fu costruita dall'università, che potremmo paragonare alla moderna istituzione municipale, nella prima metà del XVII secolo, per le necessità spirituali della piccola comunità e per devozione dei fedeli che, navigando in questa zona, cito il testo, appellunt oras, cioè chiedono protezione e aiuto. Questo è quanto si evince dalla relazione della visita pastorale del 1638 tenuta dall'abate Onorio, relazione insieme alle altre conservate nell'archivio abbaziale di Cava. Erano poi presenti, vicino alla chiesa, nelle vicinanze, una taverna e una tonnara. Nel corso delle successive sante visite, i vari abati nominarono dei sacerdoti per questa cappella e per la cura pastorale di questo territorio dal clero di Castellabate, al fine di celebrarvi la messa nei giorni festivi ed assistere spiritualmente gli abitanti di Licosa. Si scrive che nella cappella vi era l'effigie della Madonna dipinta su tavola e quindi non c'era ancora la statua. La statua probabilmente fu commissionata nella prima metà dell'Ottocento dai licosani, ve lo tengo a precisare, perché così c'è scritto in alcuni documenti storici in nostro possesso. Quindi il proprietario legittimo di questa effigie è il popolo di Licosa. Nel 1863 si ebbe una controversia tra la famiglia Granito e il clero in merito alla cappella e alla sua gestione. La famiglia si opponeva alla presa di possesso del sacerdote Don Antonino Gallucci e all'inventario dei beni già appartenuti alla cappella laicale del Soccorso in Licosa. Il giudice regio di Castellabate, Giuseppe Calandra, dopo aver ascoltato testimoni e preso visione della documentazione prodotta da entrambi, riconobbe che il suolo era di proprietà della famiglia Granito, ma l'uso della cappella doveva essere anche dei licosani, che non solo avevano contribuito alla costruzione, ma ne erano i diretti beneficiari, dal momento che era stata edificata per marinai e pescatori del litorale di Licosa, a comodo della stessa gente, onde questa non sia defraudata di ridir la messa nei giorni festivi. Sono parole prese dalla sentenza. Nella stessa controversia si riconobbe che la statua fu fatta a devozione dei naturali, cioè degli abitanti di Licosa, e anche di questo abbiamo il documento storico. Da alcune ricevute fiscali della fine dell'Ottocento si evince poi che ogni famiglia di Licosa pagava alla famiglia Granito per il mantenimento della cappella una somma economica, riscossa da un certo fattore Gennaro Naso. Tutto questo fino al 1900, e chi non aveva la ricevuta del pagamento doveva tornare a pagare. Poi arriviamo alla storia più vicina ai nostri giorni, che negli ultimi decenni ha visto avvicendarsi situazioni e persone diverse per questo territorio e per questa cappella, con relativi usi ed abusi. Da qualche anno a questa parte
Il luogo di culto, ribadisco, costruito dai licosani, per i licosani e altri fedeli, non è più accessibile per alcune prese di posizione che mi fanno ricordare l'episodio del 1863 e che mi porta a dire corsi e ricorsi storici. Proprio per questo, con non poco rammarico, ci stiamo adoperando per trasformare questo edificio scolastico in una chiesa, liberi da qualsiasi altro vincolo o capriccio. Qui ormai stiamo celebrando da 2 anni. Una chiesa che, a Dio piacendo, sarà davvero la casa tra le case, dove non ci si sentirà più ospiti, ma uomini e donne accolti e sereni nel vivere non solo momenti di preghiera, ma anche di socializzazione. Nel 600 la chiesa fu costruita lì, perché in quel posto c'era movimento di marinai e operai. Oggi che la presenza della gente è più all'interno, se riusciamo, daremo inizio ad un nuovo corso. Un domani si scriverà nei libri di storia che agli inizi del XXI secolo gli abitanti di Licosa vollero costruire una nuova cappella nel luogo da loro abitato. Ringrazio perciò le autorità comunali che hanno accolto questo nostro desiderio, iniziando l'iter burocratico, e anche tutti i licosani che hanno aderito a questo iniziale progetto, sperando che arrivi presto ad una buona soluzione. Perciò chiediamo aiuto e soccorso innanzitutto alla nostra Mamma del Cielo, che illumini le menti e i cuori e ci aiuti a ridarle il posto che merita in questa bella e piacevole comunità di Licosa.